Benessere, arte e cultura, le chiavi del successo del progetto a Spasso Con, promosso dall'Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute dell'ASP, dalla Proloco, con il coinvolgimento dei giovani studenti del liceo classico Ruggero VII. L'ultimo appuntamento del ciclo di passeggiate che hanno visto coinvolti oltre 25 anziani della parrocchia San Pietro, la scoperta della storia del monumento ai caduti, Villa Medeo e il Museo Diocesano. E la finalità principale è quella di contrastare la sedentarietà, però ovviamente passeggiare in gruppo favorisce la socialità, noi sappiamo che contrasta i principali fattori di rischio della terza età, parliamo delle malattie cronico-degenerative, ma anche molto semplicemente della depressione. Quindi diciamo un progetto che ha un valore che prescinde per certi aspetti, va oltre la passeggiata, va oltre la promozione dell'attività fisica e guarda un po' anche alle nostre comunità, guarda alla socialità, guarda allo stare insieme come fattore di benessere. Sì, tra i compiti della Proloco quella di valorizzare il territorio attraverso incontri con giovani e anziani. Abbiamo accettato volentieri questa proposta del dottore Lombardo della ASPE che coinvolge non solo gli anziani, diciamo, sotto l'aspetto delle passeggiate e della visita dei monumenti, ma soprattutto l'incontro tra giovani studenti e anziani. E la Proloco è presente, dà una mano anche attraverso i suoi volontari. Io ringrazio i nostri volontari del Servizio Civile, in particolare Luca Amiciche, con il quale abbiamo anche realizzato una cartina della città con i percorsi che facciamo con gli anziani. A fare da ciceroni gli studenti della classe quarta del linguistico e un'altra della classe quarta del classico, quest'ultimi lo scorso anno, coinvolti in un momento di formazione con Maria Concetta Aleo, psicologa dell'ASP. Abbiamo cominciato un progetto di alternanza scuola-lavoro sulle comunicazioni, appunto, e abbiamo avuto questo gemellaggio grazie alla professoressa assieme al Museo Diocesano. E quindi siamo partiti con vari incontri che hanno coinvolto alcune opere che sono state donate al museo, e adesso siamo qui per invece da guida. L'aspetto più significativo dell'esperienza lo possiamo sintetizzare in questa possibilità di confronto tra giovani e anziani che quindi hanno, come dire, avuto scambio non solo di idee, ma soprattutto di tantissime informazioni che non esistono sui libri e che quindi, come dire, verranno tesaurizzate dai ragazzi, tanto che pensiamo di comporre un testo proprio con queste testimonianze perché nulla vada perduto. Un tuffo nel passato per i partecipanti al progetto. È stato veramente un progetto molto bello, entusiasmante e mi fa piacere vedere tanti giovani che sono interessati a questa impresa meravigliosa.